viviamo una sorta di bolla di cristallo e che fuori da questa bolla, fuori dalla scuola, dalla nostra piccola città, comunque c'è una realtà molto diversa. Non si è mai sicuri di quello che si ha intorno e è sempre possibile trovare situazioni che crediamo essere lontane, più vicine a noi di quanto non ci aspettiamo, e è una cosa che fa riflettere molto. Casistiche di sfruttamento, addirittura fino a termini di schiavitù, direttamente nella provincia di Cremona. Fa riflettere, fa pensare a quanto dovremmo in realtà cercare di avere le orecchie e gli occhi sempre più aperti e ascoltare di più. Penso che sia stato molto coraggioso anche andare contro alla mafia. Mi ha portato dentro un grande insegnamento e tanta speranza, che appunto l'umanità non sia tutta completamente negativa. C'è una parte positiva in ognuno di noi, basta che ci sia qualcuno che ti insegna fin da quando siamo piccoli o comunque fin da quando si è piccoli a far crescere dentro di sé questo sentimento, e soprattutto penso sia fondamentale che questa cosa parta oltre che dalle famiglie anche dagli insegnanti. Messaggi importanti, incontri formativi che lasciano il segno negli studenti che si affacciano alla realtà, che presenta sempre più spesso il rovescio della medaglia, come testimoniato dalle esperienze sullo sfruttamento lavorativo e dalle ricerche del docente Marco Omizzolo, con l'entusiasmo di chi sfida il mondo e che ha bisogno di conoscere, di sapere per capire. Sono storie di organizzazioni mafiosi, criminali, di sistemi di sfruttamento che, come spesso dico, sono a 100 passi da noi, e spesso le troviamo anche in aree come la provincia di Cremona, come la Lombardia. Ci sono state inchieste giudiziarie, attività investigative da parte delle forze dell'ordine nei riguardi non solo di esponenti delle varie mafie, ma anche rispetto alla collaborazione che queste organizzazioni hanno avuto in questo territorio con alcuni liberi professionisti. Importante il ruolo della scuola nell'educazione alla legalità dei nostri giovani, e il racconto testimonianza del professor Omizzolo, che alcuni di loro avevano già avuto l'onore e il privilegio di incontrare in altre occasioni, è sicuramente un valore aggiunto in un percorso formativo che li porti a diventare futuri cittadini consapevoli, attivi e responsabili nella società del futuro che lo aspetta.